gli indi, grazie al mezzo box, al coro orchestra del convito. Stamattina con il sindaco Marino la giornata dell'Europa, e proprio mi ricordava l'amicizia tra il sindaco e il professor Carlo. C'era anche il presidente Andrea, che ormai per me è come se fosse il nostro alunno continuo, perché ci dà una mano. Sono profondamente felice di essere qui con voi, felice come rettore, felice come ex alunno, perché in una cosa vi batto tutti, ex. Io sono 57 anni in convito. Quindi il mio è 57esimo anno in convito. Diciamo che ne ho fatti un pochi a Civitanti, a Cividale del Friuli,
pochi a Anagni, tanti ormai, inizierò il 7 se Dio mi dà la sua grazia, a Roma e inizierò il 3 a Tivoli. Però sono un convittore che è sempre nei convinto. Secondo punto, come l'Europa, coniugare qui i genitori, l'associazione e gli ex che comunque spaziano in tutto il mondo, mi riempie di gioia. L'ultimo tassello, scendevo le scale con Carlo, con il professor Carlo, un mio alunno di quinta, che adesso non so se è, eccolo laggiù, si ferma a parlare in inglese con il professor Carlo e parlavano come noccioline dell'università, non so quale, l'università statunitense in cui il nostro ragazzo è stato accolto, e discutevano perché si ricordava dove lui aveva insegnato, se non sbaglio. Sono veramente momenti di gioia che riempiono di significato ciò che lei, con la segretaria e con gli altri, avete permesso di realizzare con questa cerimonia del convitto. Grazie a tutti, grazie all'Associazione Amici del Convitto, grazie Andrea, grazie Maria Grazia, grazie a tutti, il maestro, e so che sarà un momento bellissimo per noi. Grazie di nuovo. Grazie Rettore, veramente due parole per chi non la conoscesse: l'Associazione Amici del Convitto nasce come associazione di ex alunni, quindi principalmente anche con uno scopo, vocazione di tipo anche anglosassone. E il convitto è abbastanza peculiare, quindi poi viene in maniera naturale per gli ex alunni cercare di dare indietro ciò che si è ricevuto e quindi il più possibile partecipare. E quindi, ecco, quella formula, alla fine siamo qui a scuola ed è un piacere esserlo in questa scuola, con questa dirigenza, per cui alla fine diventiamo quasi genitori di questi ragazzi che sono qui, che, di cui tra l'altro parecchi saranno premiati stasera. E per cui poi ci stiamo aprendo anche come una, insomma, associazione anche aperta in particolare come sei genitori. Diciamo che il nostro, ecco, obiettivo è quello di favorire la creazione di una comunità attorno a questi ragazzi, attorno a un progetto che poi come italiani ci onora. Come italiano sono onorato, vabbè, io prima. Si lavora tanto in associazione, tra l'altro chi vuole benvenuto a lavorare, però si hanno soddisfazioni. Prima ho avuto la fortuna di dire al Rettore e al Professor Croce, ecco, due italiani di cui ovviamente dovrebbero essere degni, e comunque siamo tutti orgogliosi. Quindi, prima di spiegarvi in due parole il programma della serata, che comunque vi conosco, fatemi innanzitutto ringrazio tutti i colleghi del Consiglio Direttivo, il segretario, l'avvocato Ricciardi, il tesoriere, l'avvocato Gabriele Pacca, il vicepresidente, il dottor Gianni Profita, e vabbè, qui scorrendo, il dottor Martarena, l'ingegnere di Trapani, la dottoressa Sbrigoli, anche il rettore, il professor Bartonato, e mi scuso se ho divertito qualcuno che non ho visto in prima fila, ringrazio insomma. Ecco, è bello avere in sala altri due ex assegnatari del premio Convictus. Poi però fatemi chiudere i ringraziamenti al personale del convitto, e che in particolare c'è tanto vicino, quindi a Nicola Sperone, senza cui non per questa cerimonia ringrazio in particolare anche la professoressa Sanna, anche lei. Sono commosso, ora non cito perché attendo l'istituto, anche a farvi ringraziare, però ci sono veramente tutti i coordinatori. Io ringrazio dal profondo del mio cuore, non me lo sarei mai aspettato, è una gran bella cosa, grazie. Ringrazio gli amici del Rotary che hanno finanziato borse di studio e che saranno assegnate nella serata, e l'amico Salvatore Borrello che insomma, anche ci
ha finanziato parzialmente, ma in bella botta di Nastri Blu. E chiusi i ringraziamenti, molto in breve il programma della serata, per tutto assegniamo il premio Convictus 2014. Ecco, proprio dall'attestazione il premio è dedicato ogni anno a un ex alunno che con il suo operato abbia saputo rappresentare nel corso della sua carriera i valori e i principi fondamentali che caratterizzano l'insegnamento e la formazione dell'istituto, facendo dello studio, della dedizione al lavoro e della propensione all'eccellenza gli elementi qualificanti del suo operato. Ecco, l'anno scorso abbiamo premiato Paolo Mieli, quest'anno premiamo il professor Carlo Croce. Diciamo, è un curriculum bellissimo, l'insegna scienziato, lascio a voi leggerlo, insomma, preferisco farvelo sentire parlare. Fatemi dire soltanto, io sono uno scienziato, perché non dovrebbero farsi pensionare. Allora, ogni scienziato in tutto il mondo, poi criticarlo anche io, anche c'è un numeretto a cui che viene attaccato ad un numeretto, l'H index, sono procedure per stabilire la produttività, però non banali, perché non solo la produttività, ma quanto il tuo lavoro incide sul lavoro degli altri. Sofisticati algoritmi. Ecco, quindi con profonda stima che vi dico che il professor Croce, cioè, è sempre lo scienziato italiano del più alto H-index. Qualcosa di più importante. Lui fa ricerca sul cancro e quindi, ecco, duplicemente l'applaudito, perché poi la sua ricerca, il suo lavoro, la sua fatica incidono sulla vita nostra e dei nostri cari. È stato alunno alle medie e al liceo alcuni anni fa, dopodiché premierò, ci saranno alcune piccole premiazioni a integrazione della cerimonia dell'eccellenza, c'era la commemorazione di Francesco Saverio Caravita di Toritto, un ragazzo di 18 anni che è venuto meno anni fa nel pieno della vita, e che per commemorare il quale i genitori tramite Rotary chiedono di premiare, di individuare ragazzi meritevoli di sostegno nello studio. Ne abbiamo tantissimi, assieme a Rotary ne abbiamo selezionati due che verranno premiati, e poi l'associazione consegnerà questo nastro blu. Adesso chiudo e chiamo sopra il palco il professor Croce, a cui il vicepresidente dell'associazione, Gianni Profita, consegna il premio Convictus.